Sindaco, ci sono disagi anche a Pescara per l'acqua, soprattutto in alcune zone della città e in alcune ore. Lei proprio ieri ha scritto una lettera accorata all'ACA chiedendo insomma che questi problemi possano essere risolti nei limiti del possibile. Sì, perché è vero che gli invasi sono vuoti, che ci sono perdite nella rete idrica, però l'ACA deve comunque fornire un servizio accettabile per i cittadini di Pescara e per tutta la provincia. Oggi ci sono delle carenze notevoli, io ho scritto all'ACA proprio per sollecitare degli interventi definitivi che risolvano il problema, perché da troppi anni si trascina questa gestione ACA improvvisata che sicuramente non risolve alla radice le questioni. Si parla di pressione che è più bassa rispetto a quella che dovrebbe essere, l'ACA dice che la pressione è quella da contratto, però evidentemente non basta questa pressione, la gente in alcune zone è senza acqua, non ce lo possiamo permettere, so di disagi in tutta la provincia di Pescara e anche nella provincia di Chieti, superiamo questa situazione, l'ACA dice che occorrono 100 milioni di euro per risanare le condotte, questa è una situazione che si protrae da tantissimi anni, ma oggi dobbiamo cambiare passo, la nuova ACA deve cambiare passo. È chiaro che la situazione dell'ACA, che è una situazione di concordato preventivo, non permette sicuramente di muoversi agevolmente come ente, però l'ERSI, che è l'ente che deve fornire risorse per effettuare le opere, deve agire anch'esso velocemente per risolvere i problemi.